Buongiornissimo, da me e da il mio amico Arturo. Saluta Arturo, non essere maleducato. Bene, girls, il tempo qui è c'è una nebbia pazzesca. Io sto bevendo il mio caffè, il mio caffè latte gentilmente offerto dal cugino svizzero, grazie. E adesso andrò a... Allora, sono le 8 e 06, 010, 0, boh, le 8 e 10 più o meno così. E adesso andrò a fare lo shampoo e poi facciamo la skincare. Andata. Allora, vediamo un po' cosa prendiamo. Sicuramente i patch, la black mask, anche se volevo provare questi qui. Prendiamo entrambi. Il tea tree, sicuramente per l'amico Arturo. E questa qui farei oggi, questa col sale, perché ci sono i brufoletti che noi donne... Il nostro spray e non so, vogliamo provare una di queste due maschere? Vabbè, le prendiamo tutte e due e poi dopo si vedrà. Intanto sono le 8:30 e io ho già litigato con mezzo mondo perché ho chiamato l'imposta per farmi avere il pacco che sto aspettando da venerdì e ho sfanculizzato la signora. Ok, girls, io ho fatto lo shampoo, adesso riordino in velocità la casuccia, poi asciugo i capelli e iniziamo con la skincare. Così. Ok, ho fatto lo shampoo, ho fatto la piega. Questa è la prima volta che faccio lo shampoo dopo che è venuto il parrucchiere. Il risultato è stato questo. Sono satisfaction. Ok, go. Ok, raga, primo step. Io metto in una scodellina un po' d'acqua. Adesso la farò diventare abbastanza calda, quasi bollente, in modo tale da creare appunto il vapore. E appunto faremo i vapori. Benissimo, la mia acqua è qui, non sono a Milano, sono nella mia cucina. Adesso che l'acqua è bella calda, io aggiungo un cucchiaio di bicarbonato, un cucchiaio di bicarbonato che va a disinfettare la pelle. Poi aggiungo un po' di sale da cucina, così che aiuta anch'esso a disinfettare la pelle. E poi aggiungo, visto che c'è qui il nostro amico Ettore, come si chiamava ieri? Ettore, Arturo, aggiungo qualche goccia di tea tree. Uno, due, tre e quattro. Adesso mescolo il tutto, faccio sciogliere. Tutti qui che ti apri i polmoni. Ok, si è sciolto tutto il bicarbonato e il sale. E adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a coprirci la testa con un asciugamano, ci mettiamo così in modo tale che il fumo ci colpisca tutto il volto. Quindi io vi consiglio di prendere una scodella bassa in modo tale da avere il fumo totalmente in pieno sulla faccia. La mela non riesci più a parlare. Ok, quindi adesso
metto giù, copro con l'asciugamano in modo tale che il vapore si concentri sul viso e sto così una decina di minuti. Nel frattempo ascoltiamo un po' di musica, passiamo e ci rilassiamo. Ok girl, ok, abbiamo fatto la nostra bella sudatina, la nostra sauna a casa a 0 euro. Adesso io tampono il viso. Così. E adesso passiamo già alla prima maschera. Questo capello qui che cosa vuole? Passiamo già alla prima maschera e io direi di fare la black mask sul naso e proveremo i nuovi cerottini su mento, sì, il mento, qui la bocca e qui la fronte, e proveremo i nuovi cerottini su mento e fronte, anche se la fronte non lo so, vogliamo provare lo stesso? Ma sì, proviamo lo stesso. Ok, adesso andiamo a mettere la black mask sul naso e la sbattiamo un po' perché sta terminando, quindi non so. Ok, e la mettiamo sul naso, corre anche sotto qui, la stendiamo un po' da qui e un po' così, ecco, un marron, ma giusto che dai, ma che maschio sono faccio, ma cinghia. Ok, ok, non esagerare. Ok, e adesso mettiamo su mento e fronte i cerottini. All'interno della confezione ci sono due appunto patch, uno è per il naso, ma noi avevamo messo la black mask, e questo è per la fronte e per il mento. Vediamo un po', sì, bisogna non mi dire la parte dove bisogna metterli e metterli. E poi bisogna tenerli in posa 10, massimo 15 minuti. Mentre la black mask 20-30 minuti. Io terrò il tutto 20 minuti, così poi possiamo eliminare tutto insieme e passare poi alla maschera successiva. Adesso bagno un po' nell'acqua dove abbiamo fatto un po' di vapori, giusto per inumidire la parte, così. Ovviamente questa skin care la fate quando avete un po' più di tempo, non è che se andate di fretta vi mettete a smettere. Cerottini, creme, cremine, cremette, ecco. Io di solito la faccio la mattina e soprattutto la faccio quando so di non dover uscire, in modo tale da non truccare poi la pelle. Allora mettiamo il primo cerottino al mento qui. Ok, e l'altro cerottino sulla fronte. Ok, ce l'ho fatta qui. Ok, e dopo esservi trasformate in un capo tribù Sioux, aspettate 20-30 minuti. Questa 20-30 minuti, questi due massimo 15 minuti. Quindi io per trovare la via di mezzo terrò tutto 20 minuti. Ok, sono passati i nostri 20 minuti. Andiamo a togliere, vediamo un po'. Beh, qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Quindi funzionano. Anche se
anche dalla fronte eliminata, anzi ha tolto più dalla fronte, non so se voi vedete, ma non credo che si vedrà mai. No, vabbè, comunque ha tolto. E adesso eliminiamo. Anche quella dal naso. E questa anche ha pulito. Vabbè, su questa non avevamo dubbi. Quindi adesso vado a sciacquare il viso in modo tale da rimuovere tutte queste cose e passiamo a una bella mascherina. Benissimo, la pelle è asciuttissima, pulitissima. Io adesso vado a spruzzare un po' di questo Canova Salipil Spray, che ed è un sebo equilibrante. Così. E adesso vado a fare la mia maschera, ma prima di andare a provare queste qui nuove, vado a fare questa qui con i sali del Mar Morto. Ed è una maschera della Balea, va tenuta in posa 10-15 minuti. Io la terrò appunto 10 minuti. E vado a fare questa qui, mi aiuto con un pennello. E la vado a stendere sul mento, sul naso e sulla fronte. Questa è abbastanza fastidiosa da stendere. La stendiamo anche su Ettore. Non si chiama Ettore il brufolo, come si chiama? Ugo, non mi ricordo più. Comunque sia. Stendiamo, prendiamo un altro po'. È molto granulosa questa, anche perché quando poi si va a rimuovere si fa anche un piccolo scrub. E quindi così sul naso. Sulla fronte, non la faccio su tutto il viso perché sennò poi mi secca troppo la pelle. E niente, raga, adesso aspettiamo 10 minuti, poi risciacquiamo il viso e andiamo avanti con una maschera. Ci vediamo tra 10 minuti. Benissimo, io adesso ho tolto la maschera, quella al sale, la pelle è asciuttissima. Davvero, davvero, cioè voi non potete capire, guardate la pelle. Mentre ho rimosso la maschera al sale, ho fatto un leggero scrub anche sulle guance, in modo tale da preparare la pelle poi appunto a ricevere un'altra crema o maschera. Io adesso andrò per abbreviare i tempi, anche perché sto aspettando il postino che con calma e con molta nonchalance, tanto non ho pagato la sovrattassa per avere prima il pacco di Amazon, ma che cosa importa? Vado a fare anche i patch per gli occhi e andiamo a vedere un po' quale di queste due maschere. Allora, una è per purificare e proteggere, una è detox. Allora, io farei la detox, questa qua, che è agli agrumi e al tè verde, e poi andrei a utilizzare questa alla rosa, che è una ultra cleaning mask, quindi per una pulizia più profonda, anche perché questa qua per i pori è al sale e abbiamo appena fatto la maschera al sale, quindi
non vedo l'utilità di questa. Questa è Purify and Protect ed è con frutto della passione, c'è scritto qua dietro, ma questa qui a me sembra una melagrana, non so, vabbè. Questa è peel off e non lo so ragazzi, allora questa la escluderei, vabbè, facciamo una detox e una per pulire, quindi io adesso applico questa per una pulizia profonda della pelle e i patch occhi. Ok, abbiamo aperto, sa tanto però di rosa sta cosa, comunque bella densina. Questa vado a farla ovviamente su tutto il viso, stando attenta al contorno occhi perché devo mettere il patch. Raga, fatemi sapere nei commenti voi che cosa utilizzate, cioè confrontiamoci in modo tale da condividere le nostre esperienze di beauty farm a casa. Io comunque con tutte le cose che ho provato mi sono trovata molto bene fino adesso, mai ho avuto problemi con prodotti e quant'altro. Ok, io spero fortemente che adesso io, quando finisco di applicare e sono in posa con la maschera, non arrivi il bustino, perché se no succederà un putiferio e mi incazzerò amaramente, perché sono già incazzata, perché aspetto il pacco da venerdì, oggi è lunedì, Amazon mi ha mandato un messaggio dove si scusa, ma io non ce l'ho con Amazon, ce l'ho con Poste Italiane. Quindi, allora, crema, maschera applicata, vado ad aprire i miei patch, così, e metto il primo qui. Mi sento già ricca, una ricca ereditiera. Questo 24K Gold. Ok, sono freschissimi. Che sensazione divina! Che sensazione divina! Bellissimo. Ragazze, dopo 15 minuti la situation è questa. Io adesso vado, sciacquo il viso e ci vediamo fra pochissimo. Guardate i patch occhi. Andate ovviamente prima a vedere com'erano e guardate adesso come sono. Favolosi! Ok, adesso vado ad utilizzare gli ultimi prodotti per quanto riguarda le maschere. Quindi adesso andiamo a fare una maschera detox. E nel frattempo che la maschera agisce, io mi sparaflescio sulle borse qui. Questo qui, il My Skin di Essence, con l'applicatore di acciaio, e vado a fare il mio massaggio per rimpolpare nella zona occhi e evitare che la vecchiaia si palesi a me in maniera... Buonissimo! Il profumo, questo è peel off, questa sì è peel off, ragazzi, è buonissimo questo odore. Io pensavo che mi dovesse far schifo perché diciamo limone e tè verde. Ok, va bene, allora io adesso applico questa e ci vediamo direttamente fra 15 minuti. Yes, 15 minuti. Ecco, volevo far vedere com'è questa maschera, è trasparente ma l'odore è fenomenale e io adesso
ho messo il timer 15 minuti e con questo metto un po' di prodotto e faccio il mio massaggio e tiro tutto verso l'alto, faccio anche sulla palpebra e su tutto l'occhio e mi rilasso altri 15 minuti e nel frattempo sono le 12 e il postino ancora non si vede. Grazie Poste Italiane! Benissimo raga, adesso io ho tolto la mia maschera peel off, ho sciacquato il viso e come diciamo ultimo step, prima degli ultimissimissimissimi prodotti, vado a fare uno scrub e utilizzo il mio sugar scrub di L'Oreal, questo è con zucchero di canna e kiwi. Ed è un esfoliante purificante, quindi vado a fare il mio scrub e ci vediamo subito dopo. Ok raga, io ho fatto il mio scrub, adesso come step finale andiamo a idratare la pelle e io utilizzerò l'Hydra Genius di L'Oreal, una pump, faccio così sulle mani, applico. La pelle è morbidissima, morbidissima, ok, e poi vado ad utilizzare lo Skin Perfection di L'Oreal, anche di questo ne basta veramente poco, una pump che non usciva, lo scaldo tra le dita e vado sul naso, fronte e mento. E poi su tutto il viso, così, e poi come step ultimo vado col mio contorno occhi a idratare appunto la zona del contorno occhi, una goccettina qui, una goccettina qui, così. Vado a stenderlo sul sulla zona occhi, vado così, c'è un po' di digito pressione. Okay. Non lo faccio assorbire del tutto, lo lascio un po' così, un po' appiccicosino, in modo tale che si assorba con calma. E ultimissimissimissima cosa, allora io di solito prima di queste creme applico un tonico, io ho questo qui di L'Oreal, oppure ho il tonico, quello che ho fatto io con le foglie d'alloro, ma oggi non volevo metterlo, quindi poi lo applicherò stasera con tutta la mia routine, ma applico una goccetta di tea tree, proprio poco, sul nostro amichetto qui che già sta andando via, quindi si sta riassorbendo. Io non ricordo mai il nome di questo amichetto qui, si chiama Ettore, Ugo, vabbè, Ugo Ettore andrà via e quindi spero che vada via il prima possibile. Benissimo raga, questo vlog barra skincare routine, una cosa così, è andata. Io vi mando un forte bacio e ricordatevi di iscrivervi al canale, di condividere il video, di lasciarmi un like e di commentare se avete qualche idea, se avete qualche richiesta e quant'altro. E ci vediamo al prossimo video. See you later, guys!